Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel mercato che farei del Milan. Se siete d'accordo con me, domani facciamo uscire il mercato che farei della Lazio. Nonostante io sia romanista, ragazzi, devo farlo ed è giusto che io lo faccia. Detto questo, partirei subito e ragazzi partirei con un bilancio a zero. Mentre per altre squadre sono partito con un bilancio positivo o negativo, adesso in questo preciso istante il Milan ha dei problemi. Non si sa che problemi sono, può darsi anche che non esistono. Però io non voglio andare a mettere 20 milioni quando magari poi il Milan ha problemi molto più grandi, magari rispetto budget, non budget, cose varie. Quindi ragazzi io mi tengo a zero e mi faccio un mercato autofinanziato. Detto questo, come sempre, partiamo dai portieri, partiamo con Donnarumma, il Donnarumma fake, Gabriel e Storari. Ragazzi, io andrei a cedere Gabriel che so a 3 milioni di euro, perché secondo me 3 milioni ce li fai. Comunque è un buon portiere, non dico titolarissimo, però potrebbe essere un buon portiere. Per il resto credo sia ok, ragazzi. Alla fine, insomma, avere 4 portieri è inutile. Storari per me è un ottimo terzo e da lì non si deve muovere. Donnarumma e l'altro fake per me dovrebbero rimanere a gennaio. Poi ovviamente, se siete d'accordo con me, alla fine della serie farò il mercato che farei del Milan qualora venisse venduto Donnarumma a 50 milioni di euro. Adesso ragazzi rimarrei quindi con, come potete vedere dalla grafica, Donnarumma fake e Storari, e il bilancio inattivo di 3 milioni di euro. Per quanto riguarda la fase difensiva, attenzione, perché io farei un mercato molto molto ben mirato. Di che cosa sto parlando? Allora, il Milan in difesa ha Bonucci e per me va bene, assolutamente va tenuto. Romagnoli va tenuto, Musacchio va tenuto. Premettiamo ragazzi che io, secondo la mia opinione, partirò con un 3-4-3 per il Milan. Il modulo sarà il 3-4-3. Quindi Musacchio, Romagnoli e Bonucci per me sono i titolarissimi. Per quanto invece riguarda i panchinari, abbiamo Zapata che per me come riserva va più che bene e si può tenere. Gustavo Gomez, ragazzi, si parla di 5 milioni di euro da parte del Boca Junior, 5-6 milioni. Io sinceramente per 5 milioni più bonus ad arrivare magari agli 8,5, bonus importanti, lo cederei. Il Milan l'ha pagato 8 milioni e mezzo e prima che si svaluta, visto che sta sempre in panchina, per me bisogna piazzarlo. A questo punto anche Paletta lo cederei, Paletta a buon mercato. Non parlo di mercato assurdo, parlo semplicemente di un 3 milioni e mezzo per dire, lo cederei. Però attenzione, non mettiamolo a bilancio. Perché ragazzi? Perché allora Vergara, che potete vedere dalla grafica, quindi qua vi faccio un breve recap: abbiamo Bonucci, Romagnoli, Musacchio, Zapata, Gustavo Gomez, Paletta, Vergara e Gabbia. Vergara lo cederei a 500.000 euro perché ancora non riesce a dimostrare nulla, mentre Gabbia lo terrei perché è un ottimo giovane. A questo punto ragazzi a noi ci serve un giocatore. Che prenderei io? Rafael Toloi. Ragazzi capitemi bene, per me la squadra si fa dalle fondamenta e per me è fondamentale, ragazzi, ribadisco, è fondamentale avere giocatori che conoscano la Serie A, che sappiano giocare nella difesa a 3 e soprattutto che possano fare al caso nostro. Toloi ha esperienza ampia in Italia, ha esperienza ampia in Serie A, ha giocato anche in una big quale la Roma, che ora è una big, prima lo era un po' meno, quando ci ha giocato lui. Conosce bene il modo di giocare a 3 dietro, perché ci ha giocato per 2 o 3 anni con Masiello e con Caldara, 2 anni. Quindi per me sarebbe un ottimo acquisto. Non è il titolare, è quello che farebbe dai panchinari ai titolari l'intermediario. Quindi detto questo, che cosa farei? Io pagherei Toloi 10 milioni di euro. Ovviamente sto parlando di inserire nella trattativa Paletta, perché se tu vai a inserire nella trattativa Paletta, ragazzi, l'Atalanta è contenta, perché insomma lo conosce e comunque sa come gioca. Sappiamo che Paletta ha 30 anni e Toloi ne ha tipo 27, se non vado errato. Però comunque ci sono 7 milioni di euro di differenza. Toloi non ha mai fatto il salto di qualità e per me potrebbe fare il caso del Milan. A questo punto noi avendo un bilancio inattivo di 2 milioni di euro avremmo Bonucci, Romagnoli, Musacchio, Zapata, Toloi e Gabbia. Stiamo parlando quindi di una squadra che non ha bisogno di una rosa lunga, perché non fa la Champions League, fa l'Europa League ma non fa la Champions League ed è diverso. Comunque avrebbe 3 giocatori per ruolo, di cui 2 buoni subentranti, se così si può dire, dei titolari, e un giovane che potremmo scoprire durante la stagione. Passiamo sulla fascia destra, ragazzi. Qui a destra il Milan ha Conti, Abate e Calabria.
partendo dal presupposto che Conti va messo da parte perché non può giocare visto che è rotto. Abate per me è un panchinaro, niente più, e può fare il panchinaro. Però purtroppo abbiamo visto come Calabria non può fare il titolare, ma non per un motivo a me ignoto, eccetera, eccetera. Semplicemente perché, ragazzi, Calabria non gli vengono date le giuste opportunità. Quindi che cosa farei io? Lo presterei, perché deve giocare, deve fare carriera. Magari lo prestiamo al Crotone, perché visto che si chiama Calabria, lo prestiamo in Calabria e lo facciamo crescere. A questo punto ho solamente Abate, andrei a prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto, senza spendere nulla, per 6 mesi, con riscatto magari, non lo so, fate voi, il riscatto sinceramente mi interessa poco. Andrei a prendere Maxi Pereira, ma anche senza riscatto, sinceramente, anche senza riscatto, 6 mesi di prestito per Maxi Pereira. Voi direte perché, come mai, vi spiego tutto subito. Allora, Maxi Pereira è un giocatore di altissima esperienza, ha vinto 12 trofei, era ex titolarissimo inamovibile del Porto. Purtroppo il tempo passa per tutti e Maxi Pereira è stato sovrastato da altri giocatori, non ha più quella continuità che aveva al Porto. E perché Sik, se non gioca al Porto, dovrebbe giocare al Milan? Semplicemente perché lo vai a prendere, essendo di esperienza, affiancandolo ad Abate. Ma se la cosa non vi va bene, possiamo tranquillamente vendere Abate ed affiancarlo a Calabria. Questo a me non interessa. Tu hai un giocatore che può e sa come si gioca titolare anche ad alti livelli per 6 mesi, un giocatore che vuole prendersi la convocazione in Uruguay, con l'Uruguay al mondiale di Russia, e quindi questo è molto molto importante, perché il giocatore se non gioca non ha la vetrina possibile per essere papabile convocato. E ancora meglio, ragazzi, non vai a spendere nulla, vai a mettere una pezza, perché magari fra 6 mesi o tra 3 mesi, fra 2 mesi, Conti riesce a tornare e tu appunto che cosa fai? Magari hai preso un giocatore forte, cosa fai? Lo metti in panchina per far giocare Conti? Maxi Pereira per me sarebbe il giusto giocatore che faccia riadattare piano piano Conti a tornare a giocare a pallone. Detto questo, avremo Maxi Pereira, Conti e Abate, il bilancio ancora inattivo di 2 milioni di euro. Passiamo a sinistra. A sinistra abbiamo Rodriguez e Antonelli, ragazzi. Qua non farei nulla, per me Rodriguez è il perfetto titolare, Antonelli è il perfetto panchinaro, quindi con il mio bilancio a 2 milioni di euro in positivo me ne vado ai centrocampisti. I centrocampisti sono, ve li leggo prima, ragazzi, Kessié, Biglia, Montolivo, Locatelli e José Mauri. Per me c'è bisogno di un altro giocatore, ragazzi. Per me c'è bisogno di un altro giocatore. Perché, ragazzi? Allora, partiamo dal primo. Kessié titolarissimo, Biglia titolarissimo, Montolivo panchinaro, Locatelli panchinaro, José Mauri lo tengo come ultimo, diciamo un po' come ho tenuto Gabbia in difesa. Perché? Perché tanto José Mauri non ha una giusta dose di presenza a livello di squadra, e quindi sinceramente in questo momento non mi sento di spendere soldi per diciamo di incassare soldi per José Mauri, di prestare José Mauri. Me lo tengo come ultimo, ragazzi, e va bene così. Mi serve un giocatore, mi serve un titolare da affiancare a Kessié e Biglia, perché secondo me Bonaventura deve giocare esterno, ragazzi. Io sto giocando con un 4-3-3, fate attenzione. Quindi che cosa farei? Andrei a prendere Baselli, ragazzi. Baselli più o meno vale un 20 milioni di euro, credo, non di più. Come lo pagherei? Lo pagherei a rate, ovviamente. Di che cosa sto parlando, ragazzi? Di 5 milioni di euro adesso, 10 milioni di euro a giugno e 5 milioni di euro eventuali fra 2 anni, ovviamente con le presenze, tipo se un dato stupido, ragazzi, del tipo se supera le 10 presenze in rosso nero fra 2 anni paghi ulteriori 5 milioni di euro per un totale di 20 milioni di euro. Ad oggi così si fa sempre, e per me potrebbe essere un giocatore ottimale, perché andrebbe a fare la mezzala con magari Biglia mediano, che sì, e Baselli, un giocatore secondo me di altissima caratura che potrebbe esplodere in rosso nero. In questo modo avremo a centrocampo Kessié, Biglia, Baselli, Montolivo, José Mauri, Locatelli e il bilancio in passivo di 3 milioni di euro. Attenzione, ragazzi, attenzione, perché adesso sto facendo un'operazione importante. Andiamo sulla tre quarti. Il Milan sulla tre quarti c'ha Çalhanoğlu e Mastur. Mastur lo svincolo, oppure lo presto, oppure fate voi, tanto non si sa che fine abbia fatto e va bene così. Çalhanoğlu lo vado a vendere. Perché, ragazzi? Perché bisogna tirare subito una riga. Vuoi giocare con il trequartista? Bene, allora vendiamo qualcun altro. Vuoi giocare senza trequartista? Vuoi giocare col 3-4-3, come ho detto io? Bene, via Çalhanoğlu, perché ovviamente gioco il mediano, non gioco il trequartista. Quindi via Çalhanoğlu, che cosa farei? Dobbiamo rifare i 22 milioni che abbiamo appena speso per lui. Ci sono squadre che sarebbero pronte, ovviamente con ingaggi di stipendio molto, non molto, leggermente più bassi, ma lui insomma è propenso ad andare, per andare a giocare, a spendere quella cifra. Non subito, ovviamente, quindi noi ci prenderemo i soldi di Çalhanoğlu, 10 milioni di euro adesso, e altri 12 fra un anno, fra a giugno, o comunque dilazionati, in modo che il Milan possa rientrare in
quei 22 milioni di euro spesi che in questo momento sembra non vogliano servire a nulla. Quindi a questo punto noi non avremo nessuno sulla tre quarti, perché non ci servono tre quartisti, e però il bilancio in attivo di 7 milioni di euro. Passiamo sulla sinistra. Esterni sinistri, ragazzi, qui abbiamo Bonaventura e Borini. Per me qua non c'è niente da fare. Sempre con il bilancio nativo di 7 milioni abbiamo Bonaventura titolare, Borini panchinaro, va benissimo. Così passerei immediatamente a destra. Perché, ragazzi? Perché a destra abbiamo solamente Suso, ragazzi. E Suso va blindato, va tenuto il titolarissimo. A me serve un giocatore che possa fare il panchinaro di Suso, ragazzi. E io andrei a prendere De Paul. Anche qua farei il diciamo meccanismo alla Milan, diciamo la solita mossa alla Milan. Andrei a fare magari, che so, un prestito oneroso di 2-3 milioni di euro, 2-3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, 10 milioni, 20 milioni, fate voi. Secondo me De Paul potrebbe essere il futuro di questo Milan, e soprattutto vado a fare una mossa molto molto intelligente. Perché, ragazzi? Perché l'Udinese di Oddo farà il 3-5-2 e non ci sarà più spazio per De Paul come esterno. Perché? Perché De Paul non può giocare esterno di centrocampo nel 3-5-2, serve un terzino di spinta, potrebbe giocare in avanti, però insomma pare che l'Udinese possa far giocare molto più spesso una coppia formata magari da Maxi Lopez e Perizza, da Maxi Lopez e Lasagna, da Lasagna e Perizza. Sembra insomma molto molto improbabile vedere un esterno d'attacco buttato in avanti. Magari potrebbe fare il ballottaggio a centrocampo, questo senza alcun dubbio, però l'Udinese al centrocampo, ragazzi, c'ha i vari Yankto, Fofana, Baracca che è appena esploso. Quindi sinceramente secondo me l'Udinese potrebbe cedertelo. A questo punto sulla sinistra, anzi sulla destra, scusate, avremo Suso e De Paul. E il bilancio, avendo speso solamente 2 milioni di prestito oneroso, di 5 milioni di euro. A questo punto, ragazzi, io qua la lascio a voi. Perché? Perché in avanti il Milan ha Kalinic, André Silva e Cutrone. Io a livello di nomi non farei niente, però è palese che al Milan serva qualcuno che la butta dentro. Quindi vi lascio con Kalinic, André Silva e Cutrone, con un bilancio attivo di 5 milioni di euro. Qua, ragazzi, comandate voi. Detto questo, andiamo subito a vedere la tabella finale acquisti e cessioni. Per quanto riguarda gli acquisti, ho messo Toloi a 10, Maxi Pereira in prestito secco, Baselli 5 milioni subito e 15 con obbligo di riscatto, De Paul 2 milioni di prestito oneroso ed obbligo di riscatto, per un totale di 17 milioni di euro. Per quanto riguarda le cessioni, sono andato a vendere Gabriel a 3, ma è Gustavo Gomez a 5, Paletta a 3 milioni e mezzo, Vergara a 500 mila euro, Calabria in prestito secco, Çalhanoğlu 10 milioni di euro subito e 10 milioni l'anno prossimo, Mastur in prestito oppure svincolato. Questo, ragazzi, era il mercato che farei del Milan. Fatemi sapere come sempre con un commento qui sotto che cosa ve ne pare. Io vi ringrazio come sempre per la visione, un sacco di piace, un sacco di commenti. Se volete domani il nuovo mercato che farei, buccia la dalle come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.